domande serie, se no non ti rispondo. L'avete sentita? No, ripetilo. Fai domande serie, Brella, perché sennò non ti rispondo neanche. Non mi fa perdere del tempo. Perfetto, allora facciamo che le domande le fai tu a Lara Lugli. No, no, le fai tu le domande. Le faccio io. Anche lei, secondo me. No, 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 le fai tu, fale tu. Le faccio io, Cicciariccia, va bene. Dai. Allora, Diletta Sistini, Lara Lugli, entrambe quest'anno in B1, su squadre diverse ovviamente, entrambe promosse, raggianti, felici. Beh sì, direi che per noi rispetto a loro è stato un po' più difficile, ma alla fine la promozione è arrivata, quindi naturalmente molto molto contenti e soddisfatte. Indoor Monza non ha avuto rivali. Ma sì, dai, è andata molto bene, è stato un bel campionato, abbiamo anche raggiunto la Coppa Italia, insomma, plan playing. Complimenti. Complimenti. Complimenti, ragazzi, complimenti, sì. Ascolta, questo Summer Tour come sta andando, Diletta? Ma diciamo che siamo partiti... Ma tu hai fatto tutte le tappe? Tutte, questa è la quarta, l'ultima. Finalmente, direi. Finalmente, poi mi riposo un po', diciamo. Prima sì, anche di... perché è appena tornata dalle vacanze, no? Appena finito il campionato è tornata. Dove sei che sei stata? A Formentera, dov'è? Non mi ricordo. Ma io ho visto dei post. Non mi sembra. Allora, mi sto sbagliato con la Lara probabilmente. Può essere. Credo proprio. Dopo una ventina di giorni di riposo e poi si rinizia la stagione. Lara, seconda tappa, è l'ultima, quella di Jesolo, solitamente l'ultima si faceva a Lignano. Come la trovi come location Jesolo Lido? Ma siamo arrivate oggi pomeriggio, non lo so, dai, bene, come le altre, no? Meglio delle altre, meglio, dovevi dire. Tanto meglio, la migliore, la migliore. La migliore, la migliore. Complimenti. Mare bellissimo, più bello di Porto Cesario, pensa. No.